Buonasera a tutti, grazie di essere venuti a questo secondo appuntamento dedicato a Mare e Salute, organizzato dall'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste. E grazie anche perché, nonostante la data di oggi non fosse delle più felici, inserita com'è tra Pasqua e Pasquetta da una parte e il 25 aprile dall'altra, eravamo un pochino preoccupati, ma vedo che non tutti hanno approfittato di questo lungo ponte per scappare via da Trieste. Il tempo non era felicissimo, anche se adesso si è messo a un po' a posto, ma speriamo di non farvi pentire di essere venuti qui ad ascoltare quello che speriamo sia interessante, che possiamo raccontarvi. E, secondo appuntamento, dicevo, perché il primo c'è stato lo scorso 10 aprile ed era dedicato al decalogo del mangiar sano e sostenibile a proposito del pesce e quindi dell'alimentazione del mare. Oggi toccheremo un po' di sfuggita anche questo argomento, problema ad esempio dell'inquinamento da mercurio e quanto questo può incidere anche sulla catena alimentare, in cui ovviamente anche l'uomo è inserito, ma l'argomento verrà inserito all'interno di un contesto molto più ampio. Qui vedete il parterre che abbiamo con noi, un parterre molto variegato. Abbiamo un sacerdote che è, oltre che essere teologo, è anche economista e si occupa di affari internazionali. Abbiamo un portavoce di Goletta Verde, abbiamo due biologi marini, vecchi amici qui di Trieste, e abbiamo anche un medico epidemiologo sul problema proprio di cui accennavo un momento fa dell'inquinamento da mercurio. Ma cominciamo, abbiamo circa un'ora e mezza di tempo, quindi noi cercheremo di raccontarvi parecchie cose nell'arco di un'ora e poi naturalmente almeno 20 minuti o se possibile mezz'ora sarà anche a vostra disposizione per domande, interventi e magari per cose incrociate tra noi dopo i 10 minuti che io rigorosamente ho chiesto a ciascuno dei miei compagni di viaggio in questa avventura lungo il mare. Il mare, come sempre, è un argomento che affascina Trieste, ma che affascina l'uomo, perché noi, il nostro pianeta, noi lo chiamiamo Terra, ma sarebbe più corretto chiamarlo mare, perché circa il 70% della superficie del nostro pianeta, terzo pianeta dal Sole, è coperta dall'acqua degli oceani. E quando i primi astronauti sono andati in orbita attorno alla Terra, vedevano la Terra soprattutto bianca per le nubi e azzurra per il mare, con appena un po' di color bruno qua e là e le terre emerse. E quindi il nostro pianeta deve molto a questa conformazione al mare, eccetera, e la nostra vita deve molto al mare, perché forse nelle prime molecole organiche si sono formate in un ambiente marino o in quella che Darwin chiamava the little warm pod, la piccola pozza calda, cioè noi siamo legati quindi all'acqua, al mare. Qualcuno dice che anche la percentuale di sale che abbiamo nel nostro sangue è molto simile alla percentuale di sale che c'è negli oceani, e questo, se non è vero, è molto bello comunque questa analogia e questo richiamo a quelle che sono le nostre radici acquatiche. Allora, partiamo però molto da lontano. Partiamo molto da lontano con una figura un po' anomala in un discorso scientifico, in un incontro scientifico. È quella di padre Luciano La Rivera, è un sacerdote, un gesuita. Però è stato prima economista, laureato alla Bocconi, poi ordinato sacerdote, teologo alla Gregoriana, la prestigiosa Università Gregoriana di Roma, però poi fa tuttora anche il giornalista, è un collega con Civiltà Cattolica, è giornalista professionista, quindi ha questo triplice cappello. E abbiamo chiesto a padre Luciano un intervento un pochino di apertura, dal punto di vista anche, chiamiamo, etico e morale, prendendo lo spunto dall'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, perché è forse la prima enciclica in cui il tema anche dell'ambiente viene affrontato da un punto di vista, chiamiamolo proprio,
anche con gli aspetti economici della cosa, non soltanto dal punto di vista sociale, ma anche come conoscenza. E questo è stato un po' un ostacolo rispetto ad altre encicliche precedenti che sfioravano un po' i temi anche dell'ambiente. In questo caso, con Laudato Si, con questa enciclica del 2015, vero? E Papa Francesco ha aperto uno spiraglio nuovo e quindi questo potrebbe essere il punto di partenza del discorso con cui poter aprire questa nostra catena di interventi. Quindi, Padre Luciano, vogliamo cominciare da Papa Bergoglio e dalla sua enciclica, però poi anche c'è quella agenda dello sviluppo sostenibile molto importante delle Nazioni Unite, al quale so che tu hai esaminato anche nei dettagli, di cui ti sei occupato. Allora, Padre Luciano La Rivera, su questi aspetti, chiamiamoli etici, ma anche politici del nostro rapporto con l'ambiente, ma in particolare con il mare. Inizio con una barzelletta, scusate. C'è un bravissimo ristorante a base di pesce, bellissimo, buonissimo, e c'è un bravissimo cameriere con 7 piatti da destra, 8 piatti a sinistra, addirittura 2 bottiglie sotto le celle, si muove in maniera instabile e un cliente dice: ma scusi, ma perché non uso un vassoio? E lui dice: è il vassoio, e dove lo metto il vassoio? Allora, il mio cappello un po' vale per tutto, vale per la preghiera, per l'amore, ma è per dire che io toccherò tanti concetti, anche i nostri amici, e il compito sempre, la grande sfida è comunque cognitiva e affettiva in questi temi, cioè amare la natura e l'uomo nella natura, e quindi l'approccio di sintesi, ma anche un approccio cognitivo di sintesi. Il Papa stesso, facendo questa enciclica, ha voluto dare un vassoio, un punto d'appoggio, una piattaforma comune per le religioni, per i diplomatici, per la comunità scientifica che vuole integrare il suo approccio anche con un approccio più olistico, che consideri l'apporto delle religioni, fosse solo a motivare le persone ad agire o a guardare la natura con amore, e quindi motivare lo stesso scienziato a sentirsi in una comunità che ama quello che si fa e che lo accetta e lo riconosce. L'enciclica parla della crisi ecologica. Però la crisi ecologica, innalzamento degli oceani, sappiamo, surriscaldamento degli oceani, acidificazione degli oceani, perdita di biodiversità, inquinamento con i cicli del fosforo, dell'azoto, tutto materiale chimico, plastiche, si può continuare. C'è questa crisi ecologica, l'ho limitata lì, però vediamo che oltre alla crisi ecologica c'è una crisi sociale molto forte, fame, malattie, discriminazioni sociali, eccetera, eccetera. E il Papa dice: guardate, è una stessa crisi che è ambientale e climatica. E quindi se non la prendete assieme, non la cogliete. Tant'è che anche quando si parla, tuteliamo l'ambiente per le future generazioni, stiamo attenti, può essere una falsa risposta, molto retorica, perché le generazioni di adesso, pure povere, escluse, hanno diritto ad avere un accesso corretto all'ambiente. A volte uno rimanda perché non vuole affrontare i problemi, quindi non ce n'è anche per le future generazioni. Questa crisi di fatto è una crisi, come dicevo, economica, perdita di lavoro, disoccupazione, una crisi fame, crisi sociale, carenza di libertà, di istruzione, parità uomo-donna, partecipazione politica e così via, una crisi ambientale, come dicevamo, ma anche una crisi di governance, difficoltà di governare. Cioè noi ci troviamo con la crisi ambientale nel periodo in cui c'è la quarta rivoluzione industriale, che è una grandissima cosa, ma di fatto focalizza l'attenzione della finanza su altri temi. Siamo in un sistema dove abbiamo la crisi istituzionale dell'Unione Europea, che complica le cose. In più c'è il rapporto geopolitico tra Cina e Stati Uniti, che non semplifica le cose, le rende ancora più complicate. Quindi questo vassoio deve essere molto grande, però sempre più difficile da sostenere. Ed è una crisi culturale, perché di fatto portiamo dietro quella che sia una crisi antropologica, un'idea di sviluppo, un'idea di vita comune che è molto tecnicistica. C'è questo paradigma tecnicistico di produttività, di attaccamento al risultato economico, che a volte non è che uno lo fa perché vuole i soldi, ma perché a volte se non trovi i soldi crepa, però è un sistema che esclude, ed escludendo di fatto si autogenera purtroppo. E si crea una società, come chiama il Papa, una società che produce scarti, un ambiente che diventa una discarica. Quindi l'approccio deve essere anche culturale, fondamentalmente culturale. E quindi c'è il passaggio della conversione ecologica, una conversione spirituale. Guardate che è anche una crisi religiosa, non solamente morale, di disprezzo delle persone, dei poveri, gente che è obbligata a mangiare schifezze,
perché sono inquinate, perché sono troppo grasse e così via. Ma è una crisi anche religiosa, perché siamo pieni di persone religiose e guardate dove siamo arrivati. Cioè, non si è capito per i cristiani che l'annuncio di Cristo è annuncio della tutela dell'ambiente, perché se tuteli l'ambiente, le città, tuteli la persona, la dignità dell'uomo, tuteli la bellezza e così via. Quindi c'è una crisi sotto tutti i profili, non è che le religioni ne sanno di più, le religioni sono chiamate a motivare, a convertirsi e a prendere le cose molto sul serio, senza tanti ritardi. E quindi anche quella che è la conversione ecologica è una conversione su tutti questi profili, però il termine ecologico dal Papa, anche dal Papa Presidente, viene preso in termini metaforici, non come ecologia, come disciplina scientifica che accorpa discipline biologiche, chimiche e così via, ma di fatto diventa una forma di un concetto ampio per parlare di una nuova antropologia, una nuova quasi teologia. Allora il Papa nell'enciclica parla di ecologia integrale. Il Papa Ratzinger parlava di ecologia umana, dove l'aggettivo, come dire, toglie la dimensione, come dire, sembra scientifica alle cose. Ma il primo capitolo di questa enciclica recepisce tutti gli apporti delle scienze. Dice, sono fondamentali. Una parte della crisi culturale è ignorare il contributo della scienza, in maniera politicamente scorretta. Il Papa, quindi, quando parla di ecologia integrale, parla di tutti questi aspetti, economico, sociale, governance. Che cosa succede? Che la comunità internazionale, il Papa pubblica l'enciclica, viene pubblicata il 19 giugno del 2015, il 25 del settembre dello stesso anno si trova alle Nazioni Unite per il suo discorso nel vertice per la presentazione e l'accoglienza dell'agenda per lo sviluppo sostenibile, l'agenda 2030 delle Nazioni Unite, che incorporerà poi, come vedremo, l'obiettivo 13, anche l'accordo che verrà fatto poi dopo a Parigi, alla COP21 sui cambiamenti climatici. Quindi il Papa sostiene l'agenda. A marzo c'è stato un convegno in Vaticano sull'agenda e le religioni. L'agenda è molto articolata, è un documento comunque diplomatico, non entra sulle opzioni, chiamiamole teologiche e morali, però presenta fondamentalmente la dignità umana da promuovere come promozione dei diritti umani, e diritti umani anche a un ambiente sano. Il Papa ovviamente l'approccio è sociale, non scientifico, ecologico, nettamente politico, perché non è della Chiesa entrare in tale dettaglio, però di dare una piattaforma, collaborare, assolutamente sì. E l'agenda si articola su 17 obiettivi, obiettivi che vengono Sustainable Development Goals, obiettivi di sviluppo sostenibile. Con sviluppo sostenibile si intendono, come dire, 5 ambiti, con 5 P vengono rappresentati. Quindi lo sviluppo, per essere con l'aggettivo sostenibile, deve promuovere la prosperità, cioè il benessere economico. La gente ha un lavoro dignitoso, che gli permette di avere una famiglia, un tetto, avere delle vacanze, non vivere di esclusione. Seconda parola, people, cioè sostenibilità sociale, istruzione, mobilità, pari diritto per le donne, diritti sindacali, diritto al voto, l'accesso alla giustizia, protezione dalle violenze e ancora. La P di planet, pianeta, l'aspetto della perdita di biodiversità, cambiamenti climatici e così via. Però tutto questo, se non c'è la pace, non funziona. I grandi investimenti fatti ad esempio in Afghanistan per l'educazione delle bambine e delle donne, se i talebani ritornano e hanno un approccio identico a quello precedente, si perde tutto. Cioè dove c'è guerra, dove scoppiano sconflitti, tutto si perde. Tant'è che l'agenda incorpora quelli che sono stati chiamati peace building e state building goals, una serie di obiettivi che si sono visti a livello dell'OCSE, perché valutando l'efficacia degli aiuti allo sviluppo si è visto che dove c'era guerra, conflitto civile, è andato tutto perso, non serve, e mettere acqua senza aver messo il tappo al lavandino. L'altra P è la P di partnership. Se non c'è collaborazione, trasferimento di tecnologie, cooperazione allo sviluppo, accesso ai propri mercati più ricchi e ai paesi più poveri. Ad esempio la Capitaneria dei Porti italiana ha una collaborazione internazionale per certificare la pesca in alcuni paesi poveri, per fare sì che quel pescato possa entrare nei nostri mercati, perché è certificato, viene fatto nei modi migliori. Sul tema del mare, gli obiettivi, da un lato c'è l'obiettivo 14 che riguarda proprio il mare,
Però il tema del mare riguarda tante cose. L'obiettivo primo riguarda la povertà. È uno dei problemi della povertà è tutelare il lavoro, ad esempio dei pescatori. Quando c'è stato lo tsunami famoso nel Pacifico, gli aiuti allo sviluppo italiani per la costruzione sono andati in un progetto assieme ai gesuiti, una parte, per rifare la flotta dei pescatori, famiglie rurali che vivono di pesca. Solo che se non c'è più pescato perché c'è pesca discriminata, c'è inquinamento, ci sono guerre e così via, si perde. C'è tutto il problema del lavoro e quindi ci sono gli obiettivi legati al lavoro o ai problemi della salute. L'obiettivo 3 riguarda la salute, l'obiettivo 2 riguarda la fame, riguarda anche questo, c'è un sub-obiettivo che riguarda i pescatori. Sono 17 obiettivi articolati in 169 sub-obiettivi e i sub-obiettivi hanno uno o due indicatori di prestazione, una misura statistica, l'indicator si chiamano, che sono in totale 240 se non sbaglio, però alcuni sono identici, sono di fatto 232. E qui occorre un grande studio statistico, il lavoro che fanno gli scienziati di raccogliere, studiare e condividere le informazioni. Il problema quindi riguarda anche la pirateria, ci sono persone che perduta come è stato in Somalia, perduto l'accesso alla pesca e sono messe a fare i pirati, o persone ridotte in schiavitù, messe in grandi navi madri in mezzo all'oceano e lì passano mesi e mesi senza vedere più nessuno, problemi di sfruttamento del lavoro, per cui il personale marittimo non può scendere a terra perché oramai tecnologizzati tutti i meccanismi di trasferimento del carico, tutto avviene in maniera molto più veloce, si sta sempre sulla nave e così via. Quindi, come vedete, le questioni sono tante, quindi sono questioni sistematiche anche del lavoro, cioè i biologi marini vengono pagati per il loro lavoro, anche questo è un problema legato alla sostenibilità. Le ONG che lavorano per la sostenibilità anche del mare ricevono finanziamenti anche, qui c'è il sistema di finanziamenti dalla filantropia, dai semplici cittadini, ci sono da cambiare molti stili di consumo, di risparmio, di come destiniamo le nostre risorse finanziarie e qui concludo. Grazie Padre Luciano, io nella presentazione mi sono dimenticato di dire che tu sei presidente tra l'altro del Centro Culturale Veritas qui a Trieste, che è forse è l'impegno principale che hai in questo momento, oltre che anche essere un promotore del Limes Club Trieste, questo per dare l'idea anche del respiro internazionale e della politica internazionale nel tuo lavoro. Allora, questo è un po'... Padre Luciano ci ha aiutato a mettere un po' sul tappeto un sacco di argomenti naturalmente molto, molto pesanti, molto importanti, che sottendono, che stanno un po' dietro a quell'enciclica. E ha legato l'enciclica di Papa Bergoglio con il lavoro di questa agenda per lo sviluppo sostenibile promossa dalle Nazioni Unite poco dopo l'enciclica Laudato Si. Ma sentiamo adesso come questi discorsi di carattere, se vogliamo, di etica e di politica dell'ambiente possono venire coniugati a livello pratico, a livello sperimentale dai biologi marini. Ne abbiamo due qui con me, Paola Del Negro e la prima, e Paola Del Negro è una biologa specialista di acquacoltura con un dottorato in scienze ambientali all'Università di Trieste, è stata direttore per molti anni della sezione di oceanografia dell'OGS a Marina di Aurisina, nello storico laboratorio di biologia marina, e dall'anno scorso è direttore generale dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale. Allora, Paola Del Negro ha preparato una decina, credo, di slide, come l'hanno fatto anche gli altri scientifici presenti in questo contesto, e sentiamo un po' i temi del mare e del rapporto tra mare e salute coniugati da una biologa marina, e poi su questi temi di continuazione sentiremo l'altro biologo marino che è con noi, Maurizio Spoto. Paola, a te. Grazie Fabio. Ecco, io devo dire che quando ho letto l'enciclica di Papa Francesco mi sono veramente illuminata, perché per la prima volta ho colto, e spero di non aver completamente sbagliato quello che io ho recepito, il fatto che veramente l'ambiente, e in particolare il mare, venisse considerato come tale,
e non solo e soltanto in funzione dell'uomo, perché io penso e sono convinta di questo, che se noi consideriamo l'ambiente con il rispetto che merita, riusciamo a trarne effettivamente tutti i benefici, così non riesco ad andare avanti. Ecco, non vi dico che il pianeta è blu perché l'ha già detto molto bene Fabio. Ricordiamoci che gli ecosistemi, e di questo parla molto bene Papa Francesco nella sua enciclica, offrono dei beni e dei servizi, cioè sono a disposizione dell'uomo e supportano l'uomo per darci effettivamente dei vantaggi notevoli. I vantaggi sono i beni, il cibo ad esempio, il cibo, l'acqua, pensiamo al mare, pensiamo alla pesca, pensiamo alle risorse che ci può dare il mare in generale. E poi i servizi. Quali sono i servizi principali che ci può dare il mare? Il primo e il più importante di tutti è la produzione di ossigeno. Ricordiamoci che il mare non è una piscina, è un ambiente colonizzato in tutte le sue dimensioni da organismi. In mare ci sono degli organismi che si chiamano fitoplancton, che svolgono un'attività intensa di cattura dell'anidride carbonica e di trasformazione di questa anidride carbonica in sostanza organica. Facendo questo, il mare sottrae dall'atmosfera uno dei gas serra più importanti e ce lo restituisce come ossigeno. Metà dell'ossigeno, più di metà dell'ossigeno che noi respiriamo, arriva dal mare. Pensate, questo è estremamente importante. Se il mare smettesse di svolgere questo servizio per l'umanità, l'umanità non avrebbe più ossigeno per respirare. Questa è una cosa estremamente importante. E veniamo alle nostre zone costiere, perché l'obiettivo di oggi è capire dove possiamo andare a fare il bagno. Abbiamo capito che il mare è un ambiente che noi dobbiamo rispettare perché ci serve, ci dà dei vantaggi, vantaggi che non sono solo fisici, ma sono anche etici e sociali. Pensate a quanto è bello fermarsi a guardare un tramonto. Questa cosa sul mare, questa cosa è impagabile. Quanto è bello immergersi e fare una nuotata in un mare che ci consenta di percepire questa bellezza. Quindi anche la bellezza ha un valore. Aree costiere sono quelle più soggette a rischi, perché nelle aree costiere noi abbiamo le industrie, abbiamo gli scarichi urbani che derivano dalle città, abbiamo le attività di pesca, abbiamo le attività di acquacoltura, abbiamo le navi che continuamente trasportano merci e materiali. E nel nostro piccolo tratto di costa della regione Friuli Venezia Giulia noi abbiamo una varietà di attività incredibili. Abbiamo una densità abitativa, pensiamo alla città di Trieste, Monfalcone, abbiamo la cantieristica, abbiamo le attività di pesca estremamente importanti, abbiamo le attività di maricoltura, pensate alle mitilicolture, alle vongole della laguna, abbiamo un'attività turistica estremamente importante, spiagge come Lignano, come Grado, che raccolgono ogni anno grandi quantità di turisti. Quindi tutti insieme abbiamo queste attività. Al centro del nostro piccolo golfo abbiamo anche delle bellissime trezze, che sono degli affioramenti rocciosi, delle piccole montagnole che sorgono in un fondale generalmente sabbioso. Pensate che abbiamo 10 affioramenti rocciosi per chilometro quadrato. Questo è un risultato importante ottenuto da un progetto di OGS. Questi affioramenti rocciosi non sono belli solo perché sono delle nicchie di biodiversità, ma consentono al pescatore di pescare delle specie che se fosse solo sabbia non pescherebbe. Pensiamo al San Pietro, ai dondoli, ai gronghi, agli astici, a specie di pregio che ci sono solo e soltanto se questi affioramenti rocciosi vengono preservati. Abbiamo l'area marina protetta di Miramare, prima tra le aree marine protette italiane, abbiamo le falesie di Duino, abbiamo l'area protetta della foce dell'Isonzo, abbiamo le lagune di Grado e Marano, quindi situazioni estremamente peculiari, molto particolari, che vanno tutelate, tutto in un tratto di costa estremamente piccolo. Svantaggio, abbiamo anche due
siti di interesse nazionale, siti inquinati di interesse nazionale, che sono il porto di Trieste e la laguna di Grado e Marano. Quindi abbiamo una situazione di grande bellezza assieme a una situazione particolare di rischio. Ma noi in questa nostra regione vogliamo andare a fare il bagno. E quali sono i criteri generali per definire la qualità dell'acqua per noi umani che andiamo a fare il bagno? La presenza di batteri che vengono chiamati indicatori, cioè sono batteri che di per sé non sono pericolosi per l'uomo, ma la loro presenza in acqua indica che c'è una contaminazione fecale. Questi sono gli indicatori che voi avrete sentito parlare sempre: coliformi, enterococchi, escherichia coli. Quindi la qualità dell'acqua oggi viene determinata prevalentemente dalla presenza di questi indicatori. A seconda delle concentrazioni, la qualità viene definita eccellente, buona, eccetera. Oltre a questo, si va a valutare anche la presenza di specie che possono rappresentare un rischio per la salute, come le meduse, che queste sono le specie tipiche che noi vediamo nelle nostre acque. Alcune sono urticanti, altre non lo sono proprio per niente. Ecco, queste due sono tra le più urticanti, una cubomedusa che avrete visto molto piccola e l'altra è Pelagia noctiluca. Queste sono specie che per fortuna danno solo problemi dermici, sono urticanti ma non sono neurotossiche, non danno nessun problema al sistema nervoso. Però noi abbiamo bisogno di classificare l'acqua anche per avere le mitilicolture che possono crescere soltanto in ambienti estremamente puliti per darci dei prodotti che siano qualitativamente edibili, cioè pronti per andare sul mercato. Quindi classificazione per la balneazione, classificazione per la coltura dei molluschi. E poi c'è il grandissimo problema delle specie aliene, e queste rappresentano un problema. Con la globalizzazione non si muovono soltanto gli umani, ma si muovono anche pesci e quant'altro. E il trasferimento principale delle specie aliene, al di là del canale di Suez, che è uno dei delle strade prevalenti per cui le specie migrano dal Mar Rosso verso il Mediterraneo, ci sono le acque di zavorra delle navi. Le navi che quando viaggiano vuote devono darsi solidità e quindi aspirano nelle loro stive, nelle zavorre, acqua da dove partono, e quando si caricano buttano fuori quest'acqua, quindi trasferiscono specie da una parte all'altra. Ovviamente i cambiamenti climatici giocano un ruolo importante sulla sopravvivenza delle specie, perché se le temperature del mare possono cambiare notevolmente. Tutto questo è quello che noi vediamo dall'esterno, ma cosa succede veramente al mare quando gli arriva uno scarico urbano? Non parliamo di sostanze inquinanti, parliamo solo di batteri che derivano dallo scarico del nostro intestino, degli animali a sangue caldo, di tutti. Cosa succede al mare? Niente, perché questi sono organismi che vanno a, come dire, mescolarsi in una comunità marina. Per cui una cosa è pensare ai criteri di qualità per noi che dobbiamo andare a fare il bagno. Un'altra cosa è pensare a qual è la qualità dell'ambiente. Cioè il mare, quanto vive? In questi giorni ci troviamo in questo nostro golfo a risolvere, pensare a un problema molto importante, perché i livelli delle acque di scarico sono talmente, raggiungono dei livelli di depurazione talmente elevata che in pratica si versa a mare una quantità di acque che sono estremamente purificate. Quindi c'è una diminuzione di una sostanza nutritiva del mare che si sta in pratica impoverendo. Va molto bene per la balneazione perché l'acqua è pulita, è trasparente,
meno organismi ci sono in acqua e maggiore è la trasparenza, quindi per me bagnante va molto bene, non va bene per il pescatore. Quindi il problema è trovare un equilibrio che sia di rispetto dell'ambiente, ma soprattutto di rispetto del pescatore. Questi organismi sono le specie aliene che voi avete visto in questi anni, che sono queste noci di mare trasportate proprio con, guardate quante, con le acque di zavorra delle navi. Come si fa a tenere un po' il punto della situazione? OGS ha una rete di boe, dei siti di monitoraggio in cui controlla continuamente la situazione e soltanto questo ci consente, portandolo avanti nel tempo, non facendo delle misure a spot, di vedere qual è l'evoluzione e il trend. Quindi noi dobbiamo rispettare il capitale naturale per avere i servizi che ci dà l'ecosistema, averne i benefici e quindi offrire alle generazioni attuali e future il servizio che il mare ha offerto a noi. Grazie mille per la vostra attenzione. Grazie Paola. Da ex biologo e giornalista ti faccio una domanda al volo. Meduse e mucillagini, cioè dobbiamo aspettare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi a proposito di balneazione? Abbiamo avuto un inverno molto tiepido, inverno per modo di dire, questo può avere un'influenza su quello che è poi lo sviluppo ad esempio delle mucillagini, vero? Assolutamente sì, però non abbiamo alcuna evidenza per fortuna di questo. Meduse sì, ce le dobbiamo aspettare, sì. Ce n'è tantissime, le avrete viste tutti in questi giorni, tantissime botte marine, come si chiamano a Trieste, rizostoma pulmo, che non sono per niente urticanti. Abbiamo avuto una segnalazione di mucillagini che arrivava dal sud della Croazia, però sporadica, che fortunatamente non ha dato seguito. Le condizioni, come dire, ci sarebbero tutti se era vera la teoria che avevamo ipotizzato al tempo. Cioè inverni tiepidi vogliono dire molte probabilità di mucillagini, inverni rigidi invece impediscono lo sviluppo delle mucillagini durante l'estate, detto molto in soldoni, ecco, anche se è un fenomeno abbastanza imprevedibile. Allora, il secondo biologo marino della giornata è Maurizio Spoto, direttore dell'area marina protetta di Miramare, che si trova adesso nella nuova sede delle scuderie, a fianco delle scuderie di Miramare e come osi naturalistica del WWF, e quindi con lui parleremo anche del rapporto tra il mare e la salute umana. Maurizio, a te. Vabbè. Allora, il mio compito, dopo quello che vi ha raccontato Paola, sarà proprio di capire qual è la funzione di conservazione e di protezione della natura e quindi di capire cosa si intende per servizio ecosistemico, per cui io vi inviterei adesso tutti quanti a fare un bel respiro, respiriamo tutti quanti, ecco, metà di quell'aria praticamente, questo è il primo respiro che fa un bambino appena nato, deriva, come avete capito, il 50% di quello che ci hanno tutti insegnato a scuola, cioè dalle foreste praticamente, specialmente dell'Amazzonia e di tutto quello che è il verde che vediamo a terra. Poco si sa invece che il 50% di questo ossigeno che noi respiriamo viene da quello che si chiama fitoplancton. E pensate che fino al 1988, quindi 30 anni fa, nessuno conosceva che il 10%, quindi del 50% di questo ossigeno che noi possiamo respirare, deriva da una semplice cellula, praticamente come vedete è la 5 decimillesima parte dello spessore di un nostro capello, che è questo cianobatterio che si chiama Frocloroccocus, nome molto difficile, però per dire che poco si sa di quello che praticamente esiste in mare. E per servizio ecosistemico, se respirando lo avete sentito bene, provate a non respirare. Quello che respirate è tutto gratis. Infatti quello che io cercherò ora di raccontarvi è quello che fa un'area marina protetta. È ovvio che per proteggere tutti i servizi ecosistemici
e quindi provate a non respirare per capire cos'è un servizio ecosistemico, per conservare tutta la biosfera sarebbe un po' difficile. Quindi il compito delle aree protette in genere, e specialmente quello delle aree marine, è quello di conservare, cercare di tutelare cosa? I servizi ecosistemici che Paola già vi ha introdotto e la biodiversità. Noi facciamo parte della biodiversità, per biodiversità si intendono tutte le specie che esistono al mondo. I servizi ecosistemici solitamente hanno quattro tipi di suddivisione, però ve lo dico, e se ogni tanto vi chiedete cos'è un servizio ecosistemico gratuito, provate a non respirare in pratica. Il principale è quelli che vengono detti servizi ecosistemici che supportano la vita, e sono i grossi praticamente cicli, il ciclo dei nutrienti di produzione primaria, che hanno un tempo così lungo che noi, anche se vengono degradati, non ci accorgiamo. Ci accorgiamo invece, e ne sentiamo le conseguenze, dei servizi ecosistemici che ci approvvigionano il cibo, l'acqua, il combustibile, e questi qua sono dei servizi ecosistemici praticamente che subito abbiamo una percezione diretta. Là abbiamo, dopo, dei servizi ecosistemici di regolazione, sono quelli per la regolazione del clima e di tutto quello che può avere un effetto tampone a livello di biosfera, e poi anche i valori culturali. Già diceva Paola che è bello vedere un tramonto sul mare. Ecco, quello è un paesaggio gratuito che però ha anche una forte valenza di valore culturale, estetico e simbolico, che può avere anche un costo, perché i tramonti di Trieste, per esempio, potrebbero essere fatti come vetrina per il turismo. Quindi cosa sono i servizi ecosistemici? Sono i benefici che gratuitamente la natura dà al genere umano e da cui vengono utilizzati per soddisfare il proprio benessere. Anche respirare è il benessere. Facciamo l'esempio di uno degli ecosistemi più diffusi sott'acqua, quello del Posidonieto, che può essere il corrispettivo delle foreste o del bosco in natura. Come vedete, sono degli ambienti verdi sott'acqua, questo è un Posidonieto, hanno delle foglie laminari, ma l'importante è sapere anche cosa e quali sono i servizi ecosistemici che un Posidonieto propone. Come vedete, al numero 1, queste grosse foglie possono essere, danno una produzione primaria per altre reti trofiche, ma specialmente rappresentano un habitat cosiddetto di nursery, dove i pesci vanno a riprodurci. Al numero 5 c'è questo importante fatto, come anche il fitoplancton. Una delle funzioni principali che hanno anche i posidonieti è quello del sequestro di carbonio, dell'anidride carbonica, che viene proprio trattenuta, stoccata, si dice, all'interno dei loro fusti, ed è il corrispettivo che fanno gli alberi a terra. E poi hanno anche delle valenze per quello che per noi è quando andiamo in spiaggia e vediamo una spiaggia praticamente formata, quello è anche compito del Posidonieto, la stabilizzazione delle dune, la creazione praticamente di un sistema anti-erosione, per cui l'anno dopo troviamo ancora la spiaggia. Sono tutti dei servizi ecosistemici che noi solitamente siamo abituati a conoscere quando non abbiamo più quel servizio ecosistemico funzionante, e purtroppo noi dovremmo invece conoscere tutti i sistemi ecosistemici che funzionano. In poche parole, ora, cosa fa un'area marina protetta? Il nostro compito, come vedete, è quello che si chiama effetto riserva derivante dalla protezione. Miramare, io penso la conoscete tutti, il fatto che non si peschi all'interno delle aree marine protette genera sostanzialmente un effetto di aumento della biomassa, avrò più pesce dentro, avrò più pesci grandi all'interno dell'area protetta, chiaramente, perché non vengono pescati. La densità dei singoli individui, quindi avrò un numero più elevato di individui all'interno dell'area protetta. Individui più grandi, lo vedete bene nello schema sotto, si deriva molto semplicemente che un pesce, in questo caso branzino praticamente, come vedete, branzini più grandi generano più
giovanili, quindi ho una produzione, come si suol dire, più elevata, quindi le aree marine protette senz'altro hanno un effetto sui popolamenti che vengono protetti. Poi all'interno dell'area marina come funziona? Come una specie di area di ripopolamento per le zone esterne. Miramare, devo dire, è la più piccola delle aree marine protette italiane, non ha molto di questo ruolo e funzione e anche servizio ecosistemico di ripopolamento per le zone esterne, ma il ripopolamento funziona in due maniere molto semplici. C'è uno spillover di adulti e di giovani, quindi pesci grandi o medio piccoli, aumentando in densità, stringendosi tutti all'interno di un'area marina, cominciano a migrare nelle zone esterne, quindi vanno a ripopolare fondali non protetti. E dopo l'altro fenomeno con cui si ha la colonizzazione e il ripopolamento è la dispersione delle larve, che come vedete va fino a distanze di 100-1000 km con le correnti. E questi qua sono tutti i servizi ecosistemici che vengono protetti all'interno delle aree marine protette. Cosa si sta facendo ora? E può essere anche un limite del sistema. Dei servizi ecosistemici che tutti quanti noi conosciamo è il prodotto della pesca. Il pescatore che va a pescare e poi vende il pesce deriva il suo guadagno da un servizio ecosistemico totalmente gratuito. Però quello che crea e produce il mare non ha costo per chi lo preleva. Però come vedete nel 2014 l'indotto per tutta l'Italia di prodotto ittico, molluschi e pesci, era di 920-754 milioni di euro. Ecco quindi che si sta andando verso una cosiddetta contabilizzazione dei servizi ecosistemici. Il più evidente è quello della pesca, perché noi quando andiamo a comprarci un chilo di sardoni lo paghiamo e quel costo è un costo gratuito che viene pagato a praticamente quelli che utilizzano il servizio ecosistemico di produzione ittica gratuita. Cosa fanno le aree marine protette? Mantengono anche dei popolamenti e delle comunità allo stato di equilibrio. Guardate in questa semplice infografica, nella parte sinistra vedete che i saraghi, che sono dei mangiatori molto avidi di ricci, tengono sotto controllo il popolamento di ricci. Il riccio è una specie erbivora, si mangia le alghe, le piccole plantule delle alghe, quindi un solo riccio, tante alghe. Dall'altra parte ci siamo mangiati tutto il popolamento di saraghi e chiaramente i ricci che non vengono più predati aumentano in numero, è ovvio. I ricci si mangiano tutte le alghe, quindi la pesca mi porta via il predatore, aumentano gli erbivori, non ho più un fondale ad alghe e quindi questa è una cosiddetta distrofia del sistema. Le aree marine protette cercano in qualche maniera di mantenere questo equilibrio. Anche in questo caso sempre la stessa cosa. Non ho più il predatore che controlla il popolamento di erbivori, aumentano, cioè diminuiscono le alghe. Cosa si fa nel caso in cui perdo un ambiente, per esempio, ad alghe? Chi ha messo la testa sott'acqua nel Golfo di Trieste, siamo in un ambiente fortemente deforestato. Non abbiamo alghe, abbiamo poche praterie di fanerogame marine, quindi chiaramente si parla di ripristino ambientale. Si sta cercando proprio in questo periodo, con un progetto che si chiama Rock Pop Life, di coltivare sostanzialmente le alghette piccole di questa specie che si chiama cistoseira e di reimpiantarle sui fondali. Quindi si fa quello che si fa anche in un rimboschimento praticamente di una zona a terra. Qual è l'obiettivo delle aree marine protette? Alla Convenzione sulla biodiversità c'era questa idea che prima del 2020 si fosse raggiunto perlomeno nel Mediterraneo il 10% di mare e acque costiere protette. A livello globale ne abbiamo protette solamente il 4% e di questo 4% circa metà non viene gestito in maniera efficace. Quindi all'interno dell'attività che viene fatta dalle aree marine protette è anche quella di fare molta attività divulgativa proprio per far capire quali sono le proprie attività e di stimolare sia la parte politica che la parte di cittadinanza nella istituzione e all'aumento delle aree marine protette.
vi passo in rassegna velocemente questi servizi ecosistemici che vengono offerti praticamente al visitatore. Chi offre e può osservare un paesaggio subacqueo, quindi la biodiversità di per sé, ha un valore anche per il turista, perché chi fa snorkeling da noi, quello che noi chiamiamo il sea watching, ha un suo costo, quindi ecco che produce anche un'attrazione di tipo turistico. Ma, come si diceva già, quelle che sono il nostro target sono le generazioni future, perché quelle, come dire, quelle attuali sono molto difficili da convincere. Quindi la educazione ambientale è una delle attività principali da fare. Abbiamo aperto un nuovo centro visite alle Scuderie di Miramare che si chiama Biodiversità del Marino, in sintesi si chiama il bioma, dove nell'arco di un'ora uno impara cos'è la biodiversità, impara le specie del Golfo di Trieste, ma specialmente quali sono i servizi ecosistemici che la mantengono, oppure gli impatti che sostanzialmente fanno diminuire la biodiversità. Qua ci troviamo nella sala dei rifiuti marini, dove è stata dedicata totalmente al ciclo delle microplastiche in acqua. Quindi molta attività educativa proprio per il raggiungimento di quel 10% che è stato stimato praticamente dagli scienziati essere importante sia per la conservazione della biodiversità a livello mediterraneo e dei servizi ecosistemici che vengono tutelati all'interno delle aree marine protette. L'acquacultura nel Golfo di Trieste, anche aspetti praticamente quindi coltivati legati alla produzione ittica e di acquacultura, possono essere motivo di turismo culturale, e da qui nasce il cosiddetto pescaturismo che viene condotto all'interno del promontorio di Miramare lungo tutta la costiera. Il progetto futuro su cui stiamo lavorando è il sogno di ogni direttore di area marina protetta di fare in modo che non ci siano più confini che chiudano delle aree che si chiamano aree protette, ovvero di gestire tutto quanto l'ambiente marino e la biosfera come se fosse un grande parco, quindi non più limiti ma regolamentazioni. La sperimentazione che stiamo per fare è quella della riserva della biosfera di Miramare lungo tutta la costiera, per prendere all'interno sia la parte costiera che la parte di acquacultura che vi ho mostrato. Io spero di avervi fatto capire cos'è un servizio ecosistemico, e se lo dimenticate, almeno ogni 20.000 respiri provate a trattenere il fiato. Grazie. Grazie Maurizio, e adesso Goletta Verde con Davide Sabbadin, che è laureato in scienze politiche all'Università di Padova, ma è un portavoce di Goletta Verde e si occupa per conto di Lega Ambiente di problemi che hanno a che fare con la Green Economy. Goletta Verde da ormai oltre 30 anni svolge questa attività di monitoraggio tra giugno e agosto delle acque italiane, partendo dalla Liguria e chiudendo il suo tour d'Italia nel Friuli Venezia Giulia, con dei rilevamenti spot, però che hanno inciso molto su quello che è l'opinione pubblica, e anche gli amici biologi marini, che erano piuttosto critici soprattutto i primi anni di Goletta Verde, riconoscono invece il grande merito di questa attività nell'aver contribuito alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti di quello dello stato dell'arte delle nostre coste, quindi lo stato delle acque, il problema degli scarichi illegali, il problema degli abusi edilizi, dei rifiuti, delle trivellazioni e quant'altro. Allora, Davide Sabbadin e Goletta, imbarchiamoci quindi con Davide Sabbadin sulla Goletta Verde. 10 minuti, mi raccomando. Sì, grazie. Buongiorno a tutti, io sostituisco indegnamente la nostra vicepresidente nazionale e sono stato appunto, mi occupo di plastiche anche a Bruxelles, quindi marine litter, inquinamento del mare in quel senso, ma vi volevo rappresentare un po' quello che è il portato di Goletta Verde, che quest'anno partirà dal Friuli invece, farà il percorso il contrario, da giugno 2019 arriveremo poi in Liguria, dicevo, da oltre 30 anni questa campagna di Legambiente, che quando è nata di fatto era nata, è stata la,
la più storica, una delle più vecchie campagne insieme al Trano Verde di Lega Ambiente, non aveva dal punto di vista istituzionale un controcanto come dire, scientifico, non c'era un rapporto nazionale di analisi delle acque di balneabilità delle acque appunto nazionali italiane. E quindi cominciate a chiedere come sono le acque dove fanno i bagni gli italiani. Naturalmente, che cosa facciamo? Eseguiamo un controllo sullo stato di qualità del mare, facendo attenzione al rischio di inquinamento causati dalla mancata o inadeguata depurazione. L'abbiamo visto prima appunto di che cosa significa. Sono i punti, li scegliamo sulla base delle informazioni dei nostri circoli locali, anche quello di Trieste, e le segnalazioni dei cittadini attraverso un servizio che si chiama SOS Goletta. Ve lo dico subito, noi andiamo adesso, dopo 30 anni, che c'è già i controlli delle ARPA, eccetera, eccetera, noi andiamo a cercare i punti più rognosi. Ecco, lo diciamo perché ci piace andare a vedere, ricordare che ci sono ancora dei punti che vanno monitorati, che vanno puliti, che vanno trattati. I parametri sono quelli che abbiamo visto, gli enterococchi intestinali, gli Escherichia coli, e sono rigorosamente eseguite queste analisi, questi prelievi, in base a quella che è la normativa che segue anche, seguono anche le ARPA. Questa mappa che vedete di rossi e verdi si spiega da sola. L'Adriatico paradossalmente è un mare che risulta essere, per i nostri controlli spot, più pulito facciamo una fotografia della situazione, perché è legato al tema dei depuratori e quindi gli investimenti fatti negli anni nei depuratori. Noi andiamo soprattutto a verificare le spiagge nei pressi delle foci, perché attraverso il mare, e poi su questo chiuderò, attraverso il mare noi vorremmo raccontare anche un po' l'entroterra, no? Perché poi è il fiume che porta al mare, porta tante cose al mare, di positivo e di negativo, e il fiume è spesso un punto critico, appunto la foce è un punto critico. Naturalmente non lo facciamo da bordo della barca le analisi, c'è un team, un laboratorio mobile che precede circa una settimana l'arrivo della barca. E su 261 prelievi nel 2018, 126 sono i campioni giudicati inquinati o fortemente inquinati. La definizione di inquinato o fortemente inquinato appunto è in relazione al dettato normativo. E il 48% dei punti monitorati è fuori legge, sostanzialmente. Uno ogni 59 km di costa in media. E per lo più sono l'88% di questi fortemente inquinati sono foci, sono nei pressi delle foci, e 12% invece sono prelievi a mare, quindi davanti alle spiagge. E dei 23 inquinati ancora il 65% sono foci e il 35% sono campioni a mare. E anche in Primo Livenza Giulia l'anno scorso, su 8 campioni totali che abbiamo prelevato, 2 sono risultati fortemente inquinati, uno credo qui a Muggia, l'altro credo invece in provincia non so se è Monfalcone vicino alla foce di Risonzo o in provincia di Udine, se non ricordo esattamente bene il secondo. Prego? Devo dire che non ho seguito purtroppo l'anno scorso ero sul Tirreno, quindi non so dire quale sia stato il punto più preciso. Uno era sicuramente quello di Muggia, che poi credo sia stato anche risolto. Acque abbandonate perché? Perché capita spesso appunto che ci sono interi strati di spiaggia dove la gente va a fare il bagno fondamentalmente, e che però non sarebbero balneabili, o quantomeno non lo sono nel momento in cui noi facciamo quel prelievo. Poi magari lo sono la settimana prima, la settimana dopo, noi non vogliamo sostituirci alle istituzioni. Per la fatalità, quando arriviamo noi, andiamo a mirare i posti più rognosi e non sono. Quello che vedete appunto, è il puntino blu evidenziato, è il prelievo che viene fatto dalle istituzioni nell'area dove di balneazione. E questo è un caso reale. E quello, un altro prelievo lo vedete giù in basso, in mezzo ci sono due fossi, okay, che buttano a mare, dove c'è gente che va a fare il bagno, che vedete che non c'è soluzione di continuità, okay, e che non vengono mai campionati, okay, però di fatto le persone ci sono. Ecco. Un altro caso è questo, monitoraggio delle autorità competenti è in quell'area verde col cerchietto, e poi il cerchietto che vedete lì, ecco, e di fianco invece noi abbiamo fatto il monitoraggio vicino alla foce del fiume, che di fianco c'è tutto un parco acquatico, che vedete, questo è un altro caso reale. E diciamo che appunto ci sono lungo la costa italiana circa 550 zone di fatto dove l'inquinamento viene nei fatti tollerato, insomma, ecco. E 101 sono i punti campionati da noi di queste zone, il 39% del totale, il 39% dei nostri punti ricadono in queste zone, appunto, vi dicevo, appunto andiamo a cercare i punti più rognosi.
I bagnanti in queste aree mediamente ci sono nel 39% dei casi, nel 75% dei casi non c'è neanche il divieto di balneazione, il cartello di divieto di balneazione. Questo sono un caso, vedete, questo c'è il cartello e c'è la gente che fa il bagno, ecco, la gente che fa il bagno, ne facciamo il prelievo davanti alla foce, vedete. E ci dovrebbero essere i cartelli di qualità delle acque, da 4 anni sono obbligatori, che dicono, che parlano degli ultimi 4 anni di campionamento, di analisi dell'acqua negli ultimi 4 anni, l'ultima analisi in dettaglio, e non ci sono quasi mai, e non ci sono anche poi appunto neanche i divieti. E questi campioni di qualità sono, li abbiamo riscontrati in 22 punti su 261, quindi vedete che è proprio ampiamente disattesa la normativa da questo punto di vista. E dei 132 punti campionati da noi coincidenti con le aree balneabili, solo l'11%, 14, hanno la carta analistica appunto di balneabilità delle acque, di qualità delle acque. I cartelli di divieto appunto invece sono ancora meno presenti, 46 cartelli su 261 punti monitorati. Nelle 8 zone interdette di balneazione, interdette a balneazione e campionato di qualità verde, sono presenti i divieti di balneazione solo in un punto. Ecco. Allora, questo trovate su Goletta Verde e nel sito di Legambiente, trovate i risultati del 2018. Vi ho dato un po' di dati un po' rapidamente. Cosa voglio trarre da questa piccola presentazione? Due cose. La prima è, come dicevamo prima, il fatto di aver avuto questo ruolo di stimolo, che poi questo è un pezzettino di quello che fa Goletta Verde, poi appunto fa denuncia degli abusi edilizi sulle spiagge, fa citizen science per quanto riguarda appunto il beach litter, quindi l'inquinamento delle spiagge, l'inquinamento del mare, fa tutta una serie di campionamenti insieme ad Ispra, insieme all'Università di Siena, insieme al Santuario dei Cetacei, fa tutta una serie di attività anche di carattere scientifico, di rilevamento, di metodologia, di rilevamento degli inquinanti flottanti, quindi le plastiche. Quindi ci sono tutta una serie di altre cose che fa, okay? Parla di pesca turismo, di pesca, di tutela della biodiversità. Però ecco, questo è il tema principale, quello che, per cui le persone seguono poi sui giornali Goletta Verde. Prima che ci fosse questa attività, di fatto le istituzioni, il Ministero dell'Ambiente non era sensibilizzato, non faceva questo lavoro. Adesso, in qualche maniera, forte della spinta di centinaia di articoli di giornale su questo tema, tutte le estati, chiaramente la pressione sulle istituzioni è molto alta, e da una fase di conflittualità iniziale con le istituzioni siamo, devo dire, nella maggior parte delle regioni passati in una fase di collaborazione, di stimolo, ma di confronto aperto e costruttivo, insomma. La cosa che vi lascio, con la quale vi lascio è questa. Il mare è per noi un grandissimo strumento di comunicazione. Perché? Perché noi, come vi ho appena testé raccontato, attraverso questa campagna che è sul mare, abbiamo l'attenzione su tantissimi temi che girano attorno al mare, ma che poi parlano anche appunto di agricoltura, di modello agricolo che porta scarichi a mare, di edificazioni, di urbanistica e senza una logica che poi impatta sul mare, di pianificazione, di turismo sostenibile, di sfruttamento delle risorse, quindi tutta una serie di cose che hanno a che fare con la nostra società in senso lato, ed è una grande risorsa, perché il mare ha l'attenzione di tutti. Il caso della plastica è un caso emblematico, non è mai esistito dai tempi del buco dell'ozono un movimento mondiale così forte, così in rapida crescita, come quello della plastica, che in questo momento, vi assicuro, è perfino più forte di quello contro il cambiamento climatico. C'è una crescita di azioni, di iniziative, di pulizia della spiaggia, di un florilegio di iniziative a livello mondiale che sta portando una forte pressione verso la riduzione della plastica. L'Europa guida il pacchetto, ma insomma non è solo l'Europa, ci sono molti paesi che ci stanno lavorando. Questo è un tema importante. Attraverso la bottiglia di plastica che galleggia e che a tutti non piace, okay, si possono comunicare tante cose che riguardano l'ambiente in senso generale. Ci stiamo provando per fare in modo perché lì la vedi la cosa. Già parlare di microplastica che non si vede è molto più difficile. Le persone, è un po' come l'aria inquinata, no? Sì, tutti siamo fastiditi l'aria inquinata, però tanto parto in macchina, poi domani vedremo, perché non si vede, si sente un po' di puzza generica, ma non è.
invece la bottiglia che galleggia non ci piace, lo capiscono tutti, a prescindere dal livello scolastico, e quindi è un grande potente, diciamo, una grande potente bottiglia nella quale possiamo mettere un messaggio di tutta del creato. Grazie. Bella questa immagine della bottiglia nel mare come messaggio. E una domanda, quest'anno mi hai detto che Goletta Verde parte dal Friuli Venezia Giulia e arriva in Liguria, sì. E quando è la partenza? C'è già un giorno fissato a giugno? Sì, c'è già un giorno fissato, ma non te lo so dire, sarà comunque a metà giugno, di solito è tra il 15 e il 20 giugno, e forse lo andrà Verenfenning che è in sala, comunque partirà da Lignano, insomma quest'anno partiremo dalla zona. Da Lignano? Sì. Da Lignano è la partenza. Benissimo, grazie. Ultimo relatore è un medico, è Fabio Barbone, che è professore ordinario di igiene generale applicata all'Università di Udine, ma è anche direttore scientifico del Burlo Garofalo dal 2015, un medico epidemiologo al quale abbiamo chiesto di esaminare in particolare il caso del mercurio e come questa sostanza entra nella catena alimentare del mare e quindi tocca anche noi umani. Fabio Barbone. Grazie dell'invito, grazie di questa che spero poi si trasformerà in una discussione. Abbiamo parlato di alcuni inquinanti globali, già qualcosa che non tocca il tema di oggi, cioè il mare, ma l'inquinamento globale legato al riscaldamento globale, quindi al CO2. Al CO2 il mio predecessore ha parlato di fatto di un inquinante globale che è la plastica, possiamo a questo punto considerarla. Beh, un altro inquinante globale è il mercurio. Un inquinante globale è un nemico che molti cittadini di questo pianeta conoscono almeno da una cinquantina d'anni. Lo conoscono sì perché effettivamente viene rilevato la concentrazione di mercurio in molti ambiti, in particolare nel mare, nei prodotti derivati dal mare. Ma da almeno una cinquantina d'anni ci sono appunto medici epidemiologi, cioè medici che studiano, che osservano le popolazioni e ne verificano lo stato di salute, si rendono conto da una cinquantina d'anni che il mercurio anche ha un effetto sulla salute importante. Il mercurio certamente, rendiamoci conto, in particolare impatta appunto il mare e impatta i pesci, impatta in particolare il consumo di pesci. Il consumo di pesci da un lato ci può portare la salute, dall'altro potrebbe in qualche modo portarci a una contaminazione, a una esposizione personale che potrebbe determinare un'alterazione dello stato di salute. Ebbene, da tanti anni ormai, da 50 anni lo conosciamo come un inquinante, un metallo, da almeno una trentina d'anni però si è cominciato a discutere in maniera anche molto accesa a livello internazionale quale sia la concentrazione di mercurio che è accettabile negli ambienti ed è soprattutto accettabile nel nostro pesce, in particolare nei prodotti diciamo derivati da pesca, quindi pesce, molluschi e altri derivati della pesca. Bene, dobbiamo partire purtroppo da uno schema molto complesso che va da quelle che sono le fonti del mercurio che sono di natura naturale. Per esempio, noi in Italia, nel Mediterraneo, abbiamo tanti vulcani, abbiamo certamente una geologia particolare. Ebbene, attraverso anche i vulcani e questa geologia abbiamo anche molto mercurio che si riversa di fatto nel mare e che si poi deposita nelle nostre coste poi anche in prossimità appunto di popolazioni che ci vivono. Il mercurio però appunto anche è stato tanto utilizzato nell'industria chimica, un'industria di base chimica, il clorosoda, è stato utilizzato per processi di catalisi e di fatto è stato lasciato poi negli anni, in particolare nel Novecento, nei primi 50-60 anni del Novecento, è stato poi depositato in qualche modo lungo le coste appunto dalle foci di quei fiumi che venivano citati prima. Questo indubbiamente è un'altra grossa preoccupazione per la
il nostro ecosistema, per la nostra salute, in particolare di abitanti del Mediterraneo, dove appunto abbiamo una grossa componente industriale, abbiamo una geologia particolare. La geologia particolare poi in qualche modo ci si avvicina proprio a noi a Trieste, si avvicina perché noi a Trieste siamo molto vicini alla foce di un fiume, l'Isonzo, un fiume a noi molto caro, che ha un affluente, il fiume Idrizza, che proviene da un'area geografica attualmente in Slovenia, intorno a Idria, dove ci sta una delle più importanti ex miniere di mercurio del nostro pianeta. Da quella miniera, da quella montagna, nei secoli sono state riversate decine, centinaia, migliaia di tonnellate di mercurio depositate in qualche modo, poi erano raggiunto il nord Adriatico. E certamente poi il mercurio è stato tanto utilizzato anche per esempio nelle vernici delle navi, in particolare nel secolo scorso, che attraverso il mercurio in qualche maniera potevano preservare la chiglia delle navi, che peraltro andando avanti e indietro per i nostri mari in parte si disgregava e poteva depositarsi appunto anche sotto il fondo del nostro mare. Ma il punto fondamentale per quel che riguarda il mercurio e gli effetti sulla salute legata al mercurio è quello legato al luogo dove avviene una concentrazione del mercurio. Il luogo dove avviene la concentrazione del mercurio, una biomagnificazione, dove si moltiplicano le concentrazioni che sono nell'acqua o nel fondo del mare, dove si concentrano, sono i pesci, in particolare i pesci predatori. In rispetto in particolare a una concentrazione di mercurio che può essere trovata, non so, nell'acqua di un nostro mare, ebbene in certi pesci, nei pesci predatori, nei grandi pesci di grandi dimensioni, le concentrazioni di mercurio si possono moltiplicare di decine, di centinaia di migliaia di volte. Questo è il problema che lega inevitabilmente il mercurio al pesce e in qualche modo alla nostra salute. Questa conoscenza che nel tempo si è realizzata evidentemente ha portato poi ad un dettaglio maggiore rispetto a che cos'è questo mercurio. Il mercurio che ci interessa in realtà in particolare, il cosiddetto metilmercurio, il mercurio appunto che si è concentrato nel pesce. È ben diverso questo mercurio dal mercurio invece che viene utilizzato per esempio per le amalgami dentarie. Si tratta di una componente che può dare un effetto anche negativo sulla salute soltanto in momenti nel quali, attraverso la respirazione, di fatto nel momento in cui l'amalgama progressivamente si può degradare. Noi inaliamo in qualche maniera del mercurio, del vapore di mercurio proveniente dalle nostre amalgami dentarie, se ne abbiamo. Oppure questo può derivare, questa esposizione, ci può essere un'esposizione lavorativa nei dentisti, per esempio. Ma si tratta di una frazione minuscola rispetto a quella che è la nostra esposizione al mercurio, che in realtà possiamo subire. Certo, ci sono anche altre situazioni, il cosiddetto esposizione a mercurio inorganico nei laboratori, no? Il nostro cappellaio pazzo di memoria della nostra Alice nel Paese delle Mille Meraviglie era certamente uno soggetto un po' bizzarro, certamente esposto a mercurio, e in particolare a mercurio inorganico, no? Anche in questo caso, certo, ci sono ancora laboratori esposti al mercurio, in particolare nei minatori, in particolare negli orafi, in zone, diciamo, dove, in particolare in Amazzonia, nei paesi in Sud America, dove viene separato l'oro da altri metalli, ma si tratta di situazioni, diciamo, rispetto al nostro ambiente così occidentale, assolutamente rare. Invece gran parte della nostra esposizione, che noi riteniamo grossolanamente dal punto di vista della popolazione legata oltre al 90%, è legata appunto al mercurio organico, che è derivato da questa concentrazione che si fa nel mercurio nei pesci predatori che noi poi utilizziamo nella nostra dieta. E gli effetti sulla salute che ci interessano particolarmente sono soprattutto gli effetti sul neurosviluppo, in particolare gli effetti sul cervello, in particolare gli effetti sul cervello di un cervello che si sta sviluppando. E quindi l'esposizione a mercurio durante la gravidanza, nei primi mesi, primi anni di vita, possono determinare il massimo del danno
a livello umano. Questa è la grossa preoccupazione. Da 30 anni ci stiamo domandando quanto è tollerabile un'esposizione a mercurio e quindi ci si domanda quanto sia opportuno o non opportuno consumare pesce, in particolare pesce che potrebbe derivare da zone nelle quali in qualche modo il mercurio si può essere concentrato. Questo è un quesito. È un quesito che assilla evidentemente le società e le agenzie di sanità pubblica e che assilla anche i ricercatori, perché evidentemente il problema scientifico molto spesso non si risolve perché si guarda al particolare e non si guarda complessivamente a quello che è di fatto il bilancio di un'esposizione di una persona nel suo complesso, sia evidentemente a sostanze contaminanti, sia a quelle che sono invece sostanze nutrienti, quelle che rappresentano, diciamo, la parte buona che troviamo nel pesce. Ed è qui, da un punto di vista della creazione di un bilancio complessivo, che possiamo poi alla fine arrivare a dare delle linee guida rispetto a quello che può essere il nostro consumo, in particolare di pesce. Non mi soffermo sulla tossicità fetale del metilmercurio, che è ben nota e ben documentata, ma piuttosto a verificare quelle che sono alcune regole fondamentali. Alcune regole fondamentali sono tali per cui c'è una normativa europea per cui non si può consumare e non si può vendere pesce che sia al di sopra di una certa concentrazione. Ci sono due livelli di fatto autorizzati, sotto il milligrammo per chilo in una categoria di 26 pesci che sono quelli più grandi, i cosiddetti pedratori, tutti gli altri devono stare al di sotto di 0,5 milligrammi chilo. In generale l'Agenzia appunto per la Salute Ambientale Europea suggerisce di fatto di mantenersi a un consumo di pesce che abbia concentrazioni che non eccedono, che mediamente stiano tra 0,2 milligrammi chilo. Tutto questo può portare, con questi modelli, diciamo, matematici e una attenta discussione che c'è stata a livello europeo ma anche a livello internazionale, porta sostanzialmente a ritenere che se noi consumiamo mediamente fino a 3 porzioni di pesce alla settimana, stiamo al di sotto di una quota, di una concentrazione che può portare a danni, appunto, in particolare a livello cerebrale. E questo vale anche sostanzialmente per la donna gravida e per il feto e per i bambini. Attenzione! Quello che noi consumiamo nel pesce non è soltanto, appunto, potenzialmente l'unico, diciamo, nemico, non è soltanto il mercurio, ma possono essere altri inquinanti. Ricordiamoci, in questo bilancio globale dobbiamo considerare altre sostanze, i PCB, le diossine, il cadmio, l'arsenico, il piombo, che anch'esse possono essere trovate nel pesce. Attenzione però, perché proprio d'altra parte noi possiamo invece, dobbiamo ricordarci che invece il consumo di pesce favorisce appunto il concentrarsi nel nostro organismo di acidi grassi poliinsaturi, in particolare dell'area omega 3, che nei rapporti con gli altri acidi grassi poliinsaturi, gli omega 6, se favorevole può portare ad un forte effetto positivo nei confronti del neurosviluppo. E questi stessi omega 3 li troviamo anch'essi nel pesce. Quindi di fatto ci troviamo in una situazione davvero complessa. Quanto possiamo davvero impegnarci nel diffondere un messaggio di consumo di pesce nel momento in cui sappiamo che a livello globale c'è un inquinamento da mercurio, ma contemporaneamente proprio nel pesce troviamo i principali, diciamo, nutrienti che in realtà favoriscono un buon neurosviluppo. Attenzione! Accanto appunto ai PUFAS cosiddetti, acidi grassi poliinsaturi, ci sono altri amici nella nostra lotta contro gli effetti del mercurio. Il selenio, per esempio, riesce sostanzialmente a bloccare
l'effetto del mercurio. Quindi una dieta che contemporaneamente abbia una elevata concentrazione di selenio riuscirebbe a bloccare anche gli effetti negativi del mercurio. E così anche il pesce, evidentemente troviamo anche tutta una serie di altre sostanze positive, nutrienti, micronutrienti, che alla fine portano ad un bilancio positivo nel momento in cui appunto riusciamo a scegliere in maniera oculata il pesce che mangiamo. Una delle preoccupazioni che abbiamo, indubbiamente, come abbiamo detto, è che nel Mediterraneo abbiamo concentrazioni di mercurio più elevate che in altre aree. E se andiamo a cercare in particolare nei pesci pedratori di grande pezzatura, troviamo che il mercurio effettivamente è più concentrato. Attenzione, questo va preso in considerazione. Proprio perché da una ventina d'anni abbiamo questo tentativo, stiamo cercando a livello internazionale di dare delle linee guida sempre più aggiornate che portino appunto a proporre una dieta che abbia il massimo degli effetti positivi, in particolare per quel che riguarda il nervo sviluppo, sono stati sviluppati vari progetti di ricerca europei, in particolare internazionali, e a uno di questi partecipiamo come Burlo Garofalo, come Università di Udine, con gli istituti sloveni, croati e della Grecia, seguendo alcune migliaia di donne gravide che ormai hanno partorito, i loro bambini vengono seguiti nel tempo, adesso hanno una decina d'anni e noi continuiamo a seguirli, proprio perché noi abbiamo monitorato in questi campioni biologici, abbiamo monitorato le concentrazioni di mercurio nelle varie campioni biologici. Cosa sono le 10 cose che io suggerirei che dovremmo sapere? Lo sviluppo del cervello intanto avviene principalmente nel periodo fetale, questo l'abbiamo, credo, lo sappiamo tutti. Attenzione, queste che possono essere danni di neurosviluppo con effetti sulla salute a breve termine potrebbero avere un effetto a lungo termine, anche eventualmente rispetto appunto all'Alzheimer, al Parkinson, ad altre patologie. Il consumo di 2-3 porzioni di pesce alla settimana può essere sicuramente considerato positivo, anche se appunto siamo in presenza di una certa concentrazione di mercurio, che però viene controbilanciata appunto dagli altri fattori positivi che abbiamo citato. Attenzione, ricordiamoci che in particolare il luogo di cattura, di allevamento e l'alimentazione del pesce, anche da acquacoltura, rappresentano una variabile importante per quello che poi sarà la qualità del pesce che noi andremo a acquistare, eventualmente a consumare. Però dobbiamo aprirci ancora un attimino di più rispetto al nostro scenario, uno scenario che deve ritenere fondamentale la sostenibilità prima di tutto. Dobbiamo considerare che nella selezione di questo pesce che poi portiamo ai consumi, dobbiamo considerare che queste specie di pesce vengano conservate, dobbiamo considerare quanto effettivamente impatta in termini anche di riscaldamento globale e di trasporto del prodotto, dobbiamo considerare quello che è la produzione dei rifiuti e l'economia locale e globale, affinché noi possiamo, assieme a dare delle linee guida, diciamo di tipo medico, anche delle linee guida appunto sostenibili. E in questo senso sono molto contento che il nostro padre Luciano ci abbia indirizzato a guardare in qualche modo con su ampio spettro. E quindi dovremmo considerare quelle che sono le modalità di distribuzione del prodotto, ovviamente il mantenimento della sicurezza alimentare che non si può evidentemente nascondere e tantomeno ignorare. Dobbiamo considerare oltretutto poi nel momento in cui diamo delle linee guida sul consumo di alcuni pesci piuttosto che altri, quello che è il gusto, quello che è l'odore, quello che è la digeribilità di questo pesce. Teoriche e vuote linee guida non impatterebbero evidentemente su una popolazione che si rifiuterebbe di partecipare a una appunto migliore scelta dietetica. E così il tipo di cottura, il tempo di preparazione, il luogo del consumo, ma soprattutto le associazioni. Ricordiamoci, noi non consumiamo un alimento alla volta, noi consumiamo degli alimenti insieme ad altri, assieme a antipasti, a primi, a secondi, a contorni. Qual è il bilancio completo da un punto di vista dei contaminanti e dei nutrienti che noi portiamo sulla nostra tavola e che noi consumiamo? E quanto costa?
per poter davvero impattare poi sulla modifica di quelle che sono le abitudini alimentari, dobbiamo renderci conto che dobbiamo metterci, diciamo, così nella mente e nelle scelte delle persone. E allora dovremmo cercare, io parlo come ricercatori, ma soprattutto come persone di sanità pubblica, di renderci conto di fornire ai consumatori indicatori di qualità del prodotto, prima di tutto, sulla quantità e la concentrazione di micro e macronutrienti, di concentrazione dei contaminanti, certamente, di conservanti o altri ingredienti presenti nell'alimento. Di cercare di, appunto, fornire degli indicatori delle origini geografiche, dei criteri di trasparenza sulla dimostrazione dell'effettiva qualità nei vari nodi della filiera alimentare. E poi, perché no, se siamo davvero attenti in quello che è la nostra salute e nelle nostre scelte, possiamo anche essere, e potremmo in futuro, avere degli indicatori anche di laboratorio che ci dicono se stiamo effettivamente bene in termini di quello che mangiamo e come ci si trasforma nel nostro organismo questi micro e macro nutrienti e organismi, piuttosto che andare a misurare effettivamente quelli che sono anche nel nostro organismo i fattori di rischio presenti, e tra questi appunto anche i metalli pesanti. Ringrazio i colleghi che mi hanno aiutato in questa presentazione e vi ringrazio a tutti. Grazie a Fabio Barbone. Siamo arrivati un po' lunghi, se riusciamo a sforare 10 minuti, magari per almeno 2 o 3 domande da parte del pubblico. Però una domanda volevo farla io a Fabio Barbone. Tu dicevi che il selenio è una compensa in certa misura la presenza del mercurio. Il selenio dove lo troviamo? Veloce? Il selenio lo troviamo soprattutto in piante che sono state coltivate in terreni ricchi di selenio, questo primariamente. Dopodiché patate, per esempio, per esempio le verdure. Penso. Poi ci sono mangiare il pesce con le patate va bene. Può andare con le patate se hanno tanto selenio, molto meglio. Ecco, benissimo. Allora, ecco, mi sembra il massimo, il rombo al mercurio e le patate al selenio è il massimo della vita, anche per questa sera, come ricetta consigliata questa sera dal direttore scientifico del Burlo. Allora, io poi vi chiederò, magari attraverso gli organizzatori di questi incontri, di mandare, magari far girare anche le slide, perché io col torcicollo non riuscivo a vedere praticamente nulla e mi piacerebbe avere le slide che avete presentato come documentazione. Ma la parola al pubblico, se ci sono un paio di domande riusciamo forse a soddisfarle. Vediamo se c'è qualcuno che alza la mano. Io da qui vedo poco e male, non so se è possibile portare il microfono. Sì, Francesca, ci pensi tu? Grazie. Allora, la mia domanda era semplicemente questa. Allora, è vero che dal punto di vista così dell'impatto visivo le macroplastiche evidentemente fanno nascere in noi appunto la preoccupazione piuttosto notevole. Però volevo chiedere appunto ai nostri amici biologi qui presenti, ecco, invece dal punto di vista del nostro metabolismo, come incidono sul nostro metabolismo quelli che effetto tossico eventualmente possono avere le micro e le nanoplastiche? Ecco, adesso funziona benissimo. Allora, chi vuole rispondere sulle microplastiche o le nanoplastiche? Certo. Ecco, allora, diciamo che informazioni estremamente precise non ci sono, soprattutto per gli effetti sull'uomo. Parecchi colleghi stanno lavorando per vedere qual è l'effetto delle microplastiche negli organismi, dove sono stati tipo nei pesci, ma ancora prima nella catena alimentare, crostacei, piccoli crostacei, copepodi e quant'altro. Bisogna distinguere questa cosa, ci sono microplastiche che vengono assorbite e rimangono nel tratto digerente di questi organismi. E quindi svolgono un ruolo confinato al tratto digerente. Sappiamo che molte microplastiche sono
infarcite, imbevute, costituite di composti chimici che possono venire rilasciati, pensiamo agli ftalati ad esempio. Ecco, e quindi c'è il ruolo di questi composti chimici. Però ancora ci sono delle microparticelle, non micro, ma nanoplastiche, che in realtà riescono ad entrare all'interno della cellula. E si sono cominciate a identificare queste in alcuni organismi marini. Ancora capire qual è il loro ruolo all'interno della cellula, io non ho visto ancora documentazioni relativamente a questo, mentre è noto l'effetto di quelli che sono i composti chimici che possono venire rilasciati dalle microplastiche. Però dobbiamo distinguere quelle che rimangono nel tratto digerente, cioè un organismo anche piccolo che le mangia, pensiamo a un piccolo crostaceo che le mangia e le microplastiche rimangono nel suo tratto digerente, poi questo viene mangiato dal pesce, quindi queste si accumulano all'interno sempre del tratto digerente, e di queste particelle ancora più piccole che in realtà possono venire in qualche modo assorbite all'interno delle cellule. C'è una differenza e su questo la ricerca in questo momento si sta concentrando. Io peraltro non conosco ancora risultati certi di quelli che possono essere gli effetti, anche perché è difficilissimo identificare una nanoplastica all'interno di un organismo, è difficile identificarla all'interno di una matrice liquida, figuriamoci all'interno di un organismo. Vedo che il quarto appuntamento di questa serie poi sarà dedicato totalmente alla plastica, è il 16 maggio e ci sarai di nuovo tu, Paola Del Negro, e quindi sarà possibile approfondire anche certi aspetti dell'inquinamento delle plastiche. C'era però Goletta Verde che chiedeva il microfono, mi pare. Sì, diciamo, volevo aggiungere a quanto diceva Paola, correttissimo, il fatto che esiste poi un preoccupante effetto meccanico delle microplastiche di carrier, cioè cioè trasporta batteri in giro per il mondo, letteralmente, cioè le microplastiche che per esempio con lo tsunami del Pacifico hanno portato batteri che erano tipici degli habitat marini del Pacifico occidentale verso il Pacifico orientale, e con tutto, diciamo, un mescolamento, diciamo, di questo tipo di batteri, in questo caso appunto, che ha tutta una serie di conseguenze poi sul bioma. C'è questo aspetto qui. L'altra cosa che volevo sottolineare è che c'è adesso una grande discussione anche rispetto alle politiche, io mi occupo di politiche poi sulle plastiche, su che cosa fare rispetto le macroplastiche diventano, questo ormai più o meno assodato, attraverso per effetto del sole e delle maree, insomma, meccanico, diciamo, anche chimico-meccanico, diventano poi inevitabilmente nel tempo microplastiche. Che relazione ci sia tra le microplastiche e le nanoplastiche non è ancora studiato, ecco, è intuizione, è probabile che ci sia questa relazione, quindi se dovessimo scoprire che tutta la plastica che finisce in mare e che per quanto noi dovessimo domani smettere di produrre plastica, per i prossimi 10-15 anni i fiumi nel mondo continueranno a portare, è destinata ad accumularsi ai noi ancora per i prossimi anni, se ci fosse una certezza per cui macroplastiche diventano microplastiche, microplastiche diventano nanoplastiche, nanoplastiche vengono assorbite in maniera diretta dagli organismi, siamo un po' fregati, perché le nanoplastiche non c'è modo di fermarle, di bloccarle, mentre le microplastiche uno può ragionare, ma le nanoplastiche proprio no. Cioè una volta che sono disperse in ambiente sono irrecuperabili. Insomma, ecco. C'è qualche altra domanda? C'è qualche altra mano che si solleva? Sì, ecco, perfetto. Due domande molto rapide. La prima, per quanto riguarda le acque di zavorra delle navi, però in realtà nel nostro golfo le navi arrivano cariche e ripartono vuote, quindi nel caso caricano la nostra acqua e la portano da un'altra parte, quindi forse nel nostro golfo questo non è un grande problema. E la seconda cosa, sempre velocissima, la plastica, adesso parliamo delle microplastiche, nanoplastiche eccetera, però in realtà noi la massima parte di quello che mangiamo e beviamo è contenuto in contenitori di plastica. Allora, come mai quando noi beviamo, non so, l'aranciata, la Coca-Cola, l'acqua minerale e così via,
viviamo tranquilli, e però nel momento che vanno nell'ambiente incominciamo a preoccuparci. Allora, rispondo alla prima domanda che è più facile, dicendo che sì, per il Golfo di Trieste il problema è molto, relativamente alle acque di zavorra delle navi, è molto poco importante, però dobbiamo ricordarci che il mare è uno, per cui se questo succede a Trieste, magari ad Ancona non succede, tant'è che noi la noce di mare ce la ritroviamo, e quella è una specie atlantica ed è arrivata con le acque di zavorra delle navi. Quindi anche, ecco, un aspetto che in mare è importante è l'assenza di confini, quindi quello che succede da una parte si muove molto velocemente. Certo, a Trieste noi abbiamo problemi di esportazione, questo è certo. Per quanto concerne la plastica, è vero, noi siamo, viviamo in un mondo in cui usiamo la plastica per tutto. Ricordiamoci che veniamo dal boom economico, quando addirittura c'erano i negozi monomarca, Moplan, c'era la pubblicità, per cui siamo infarciti di tutta questa relazione con la plastica. Finalmente abbiamo capito che proprio per la sua caratteristica di essere indistruttibile, perdonatemi il termine, noi da qualche parte questa plastica deve andare. Abbiamo continuato a bere dalle bottigliette di plastica. Finalmente abbiamo capito che così non si può andare avanti, e quindi cerchiamo di bere dal vetro adesso, speriamo. Devo dire che io mi sento molto colpevole su questa cosa, non ho mai consumato tanta plastica come negli ultimi tempi, purtroppo. C'era un'altra domanda, mi pare, lì in prima fila. Volevo chiedere, visto che si è sentito parlare di fitoplancton, di prati di alghe e così via, quanto può influire la microplastica, la nanoplastica in particolare, su queste piantagioni? Non lo so se c'è qualcuno che può dare una risposta, anche perché, parlando sempre di plastica, da alcuni articoli visti su internet sembrerebbe che negli Stati Uniti il 93% degli esami fatti su acqua di rubinetto abbia riscontrato delle nanoplastiche. Vado. Allora, relativamente al fitoplancton, diciamo che rispetto all'altro tipo di plancton è un pochino più esente, no? Perché il fitoplancton non si ciba, ma fa fotosintesi, quindi diciamo che utilizza sostanze disciolte in mare, a meno che non riesca in qualche modo anche lui a riprendersi le nanoparticelle, però quantomeno, diciamo, essendo un organismo autotrofo, non è meno influenzato dalla presenza di microplastiche e nanoplastiche il fitoplancton rispetto a quello che è lo zooplancton, che invece mangia, e quindi mangiando riconosce queste microparticelle, le vede muoversi come altro plancton e quindi se le mangia. Per quanto concerne le praterie, il problema potrebbe essere di vari aspetti, no? Le praterie di Posidonia e Posidonieti, perché se c'è una grande quantità di litter di plastica, ma di rifiuti in genere, che si posizionino sopra, ovviamente fa un effetto ombra, se non di posizionamento e di copertura addirittura. Quindi questo potrebbe essere un effetto veramente rilevante. Noi che studiamo la plastica in mare, vediamo che cosa noi uomini siamo riusciti a buttare in mare, no? E veramente c'è di tutto e di più. E quindi potrebbe esserci questo effetto di copertura e quant'altro. Il vero ruolo delle nanoparticelle, così come non lo conosciamo per gli organismi, ancora non riusciamo a dirlo. Nanoparticelle, ho letto anch'io, si ritrovano anche nelle acque potabili, così dicono, però il loro effetto ancora è abbastanza... Ancora non è noto.
Forse abbiamo tempo ancora per una domanda, ancora in prima fila. C'era qualcun altro poi che voleva intervenire al volo, o se no chiudiamo con la domanda che arriva adesso? Prego. Sì, grazie, ma non so se ho una domanda. Io sono un consigliere regionale, mi chiamo Cristian Sergo, seguo da un paio d'anni tutte le vicende legate alle Escherichia coli, quindi il mare, la laguna e anche alle varie ordinanze che ci sono di divieto di raccolta dei molluschi nelle nostre coste. Io ho sentito prima la relazione della dottoressa Del Negro, che parlava ovviamente in velocità di questi aspetti e quasi diceva che un'eccessiva depurazione delle acque sta portando poi delle problematiche relative anche alla nostra pesca e anche alla pesca dei molluschi, perché la situazione ovviamente delle nostre imprese è catastrofica, come loro stesse dicono, sulle nostre imprese costiere. Quello che volevo dire però è che ci sono delle contraddizioni in tutto questo, perché da una parte abbiamo appunto la legge che limita anche, diciamo, e quindi prevede una depurazione abbastanza spinta, soprattutto in determinate aree, mette dei livelli e dei limiti tabellari, soprattutto per le Escherichia coli, di 5.000 unità fecali. Dall'altra, ovviamente, noi abbiamo, come diceva lei, una situazione del mare dove adesso sta diventando sempre più trasparente, sempre più bello, però, e quindi uno può dire, vabbè, la depurazione funziona. Però in questo momento, così come un anno fa, sulle coste di Lignano, dico coste, non dico spiagge, se no poi mi accusano di fare allarmismi, ci sono le ordinanze di divieti di raccolta dei molluschi. In questo momento ce ne sono due attive, una zona Martignano, una zona Cursal, quindi nomi e cognomi. E allora questo eccesso di depurazione probabilmente non c'è, perché io sono due anni che chiedo a chiunque mi dica come mai nelle nostre vongole, quindi in organismi di pochi centimetri, si ritrovino fino a 9.200 unità fecali di Escherichia coli. Le acque, ovviamente, per fortuna, tranne alcuni casi sporadici, non abbiamo mai superato le 400 unità fecali, altrimenti avremmo anche ottenuto i divieti di balneazione. Però nei molluschi ci sono, è una cosa di cui nessuno parla, perché nessuno pubblicizza queste cose se non il sottoscritto, che ovviamente cerca di voler risolvere una situazione che probabilmente è endemica. Ma quando vengono fuori, e sono ordinanze dell'azienda sanitaria, non è che me l'invento. Mi scusi, però, c'è sì. Una domanda? No, la domanda è questa, cioè riprendendo un po' il discorso che faceva la dottoressa, uno vorrei capire se non arriva dalle acque di depurazione e quindi dagli scarichi di acque reflue, se c'è una spiegazione possibile, perché io lo chiedo da due anni e l'Agenzia Regionale per l'Ambiente non ha mai risposto. La stessa cosa è successa con la tetrodotossina, che è anche lì una cosa molto pericolosa, addirittura 1200 volte più del cianuro, l'abbiamo ritrovata in laguna, nessuno ha saputo rispondere come mai. Allora, e io credo che queste sono risposte ovviamente che si debbano dare ai cittadini per assicurarli, e per quello mi attendevo anche che da questa serata nominata proprio Mare Salute potessero venire fuori. Grazie. Allora, Paola, c'è una risposta, per così dire, che si può dare, visto che è stata tirata in causa? Allora, la risposta certa no, non si può dire, perché certamente noi abbiamo delle depurazioni molto spinte e quindi devo dire che la ricerca offre delle risposte, perché normalmente i tempi di sopravvivenza dei batteri fecali, cioè quelli non batteri marini, era stato considerato in 3 ore. Tant'è che tutti gli impianti di depurazione concepiti, diciamo, fino alla fine degli anni 90, pensavano proprio a questa cosa. In realtà si è capito e si è visto con dei lavori abbastanza recenti pubblicati da colleghi del CNR che i batteri, anche i batteri fecali, riescono in qualche modo ad arrivare a degli stadi di quiescenza e rimanere nei sedimenti e in qualche contesto, in qualche momento riemergere e rivitalizzarsi. Tipico atteggiamento dei batteri, questi lo fanno tutti i batteri. Si pensava che quelli buttati a mare dagli scarichi e quindi non tipicamente marini
In realtà, dopo 3 ore di sopravvivenza in mare, morissero, venissero degradati per effetto osmotico, per effetto della temperatura. In realtà si è visto che in alcuni contesti riescono a depositarsi nei sedimenti in uno stadio latente, quindi se utilizzo certi metodi di coltura non li vedo, devo andare a rivitalizzarli e loro in certi contesti ambientali possono rivitalizzarsi. Quindi diciamo questo potrebbe essere una possibile risposta, io il problema non lo conosco nel dettaglio. Certo è che la depurazione adesso è molto spinta, ma è spinta perché si applicano criteri e metodi e metodologie completamente diverse. Però se i molluschi sono contaminati, una risposta ci deve essere. Questa potrebbe essere una risposta possibile, però bisogna conoscere il problema nel dettaglio. Bene. Grazie, grazie a tutti voi. Vi do l'appuntamento, una parola ancora, l'appuntamento è tra 2 mercoledì, se io non sbaglio i conti, l'8 maggio, con il 3° appuntamento di questa serie Mare Salute, organizzata dall'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale. Il tema sarà quello della geologia del Mediterraneo, in particolare riguardante il sale, perché nel Mediterraneo abbiamo il cosiddetto gigante salino del Mediterraneo, una formazione straordinaria, anche straordinariamente interessante dal punto di vista scientifico, di cui ci parlerà Angelo Camerlenghi, che è uno specialista di queste cose, che fa parte appunto dell'OGS, e poi ci sarà Flavio Bonin del Museo del Mare di Pirano, Antonietta Robino del Burlo Garofalo e Gianfranco Sinagra, il responsabile del polo cardiologico dell'ospedale di Trieste, di Cattinara, perché naturalmente quando si parla di sale si parla anche degli effetti che possono esserci sulle malattie cardiovascolari. Il sottoscritto sarà maestro di cerimonia di nuovo il mercoledì 8 maggio e quindi vi do appuntamento tra 2 mercoledì. Grazie a tutti e grazie ai nostri relatori.